Benvenuti e bentornati su Ogni Momento. Io sono Veronica e oggi sono felicissima perché per la prima volta abbiamo su Ogni Momento Serena Pataro Tamo. Lei è libera ricercatrice e anche scrittrice, è coach di crescita personale e anche appassionata di alchimia trasformativa. Buonasera Serena. Buonasera Veronica, buonasera ovviamente a tutti gli amici di Ogni Momento. Allora ti diamo il benvenuto e grazie mille per esserci qui. E volevo chiederti, prima di iniziare, abbiamo parlato anche di parlare un po' su comunicazione efficace, ma io volevo chiederti un po' anche sull'alchimia trasformativa. Sì. Allora, intanto ovviamente grazie per questo invito, per me è un onore. E allora sì, abbiamo parlato appunto di trattare principalmente due argomenti, uno è la comunicazione eccellente, l'altro è quello, abbiamo parlato di alchimia trasformativa. L'alchimia trasformativa è quella che si occupa principalmente diciamo dei nostri mondi sottili, quindi noi siamo parti di un corpo fisico, emotivo e mentale come personalità, e quindi l'alchimia trasformativa si occupa principalmente della gestione mentale ed emotiva che poi si ripercuote su quello che è il nostro corpo fisico, che è diverso ovviamente da quella che è l'alchimia di laboratorio, dove avvengono tutte le trasformazioni invece a livello di materiali. Ma il concetto è simile, perché noi sappiamo che comunque tutto è come in alto così in basso, quindi il grandissimo principio ermetico, e quindi quello che può avvenire nel laboratorio dell'alchimista è quello che poi può avvenire anche come trasmutazione nel nostro corpo e quindi in quella che è la nostra emotività e tutta la nostra parte mentale. Giusto. Allora ti chiedo, come hai cominciato tutto? Tu ti sei occupata prima della crescita personale, poi dell'alchimia, poi della comunicazione, o mi racconti un po' il tuo percorso? Sì, allora tutto è iniziato ovviamente come per tantissime persone da momenti di grandissima difficoltà, e da lì ho iniziato a fare dei percorsi, principalmente avevo iniziato con dei percorsi di tipo orientale, lo yoga, ma anche altre, lo yoga, la meditazione, eccetera, però non riuscivo a farmi risuonare in me, non ottenevo così i risultati che mi ero prefissata o che comunque avevo come aspettativa. E fin da piccola comunque avevo dentro di me questa idea che ci fosse qualcosa di molto di più rispetto al solo aspetto fisico, emotivo, mentale. Io nasco ovviamente come cristiano cattolica, come penso la maggior parte insomma delle persone perlomeno che vivono in Italia, e però mi veniva proposto un tipo di messaggio che spesso non condividevo, e questo mi ha creato anche tutta una serie di confusione a livello di personalità. E finché insomma qualche anno fa poi ho iniziato a fare tutta una serie di studi, di percorsi, principalmente da autodidatta, sono sincera su questo, e lì ho scoperto l'alchimia trasformativa, ho scoperto poi la tecnica sciamanica di Ho'oponopono, che mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno risuonato subito e soprattutto sono riuscita a praticarli senza difficoltà, però diciamo con un grande entusiasmo, perché comunque vedevo, nonostante ovviamente non sia così semplice praticare, non sia così facile, vedevo però che i risultati arrivavano. Da lì è nata anche l'idea di una comunicazione, di studiare una comunicazione dal punto di vista energetico,
perché comunque non sappiamo tutti quanti quanto le parole possono comunque modificare la nostra realtà, perché consciamente lo sappiamo, ci viene detto ogni giorno, utilizziamo termini positivi, utilizziamo termini potenzianti, anche se poi nella meccanicità di tutti i giorni noi ricadiamo quelle che sono le abitudini anche della nostra formazione, dei nostri condizionamenti di tutta la vita, e quindi magari utilizziamo quelle parole che siamo stati abituati fin da piccoli ad avere nel nostro bagaglio, nel nostro subconscio, e a volte ci attiriamo insomma delle situazioni che vorremmo sicuramente evitare, però questo insomma diciamo che fa parte del fatto di essere esseri umani. Sì. Quindi diciamo che la parte di comunicazione vera e propria è stata l'ultima parte del mio percorso. Però come dicevo, la comunicazione la tratto principalmente da un punto di vista energetico, perché ogni parola ha una propria etimologia, quindi un motivo per cui è stata creata quella parola. E l'etimologia va ad agire principalmente sul nostro subconscio, mentre poi c'è anche una vibrazione particolare di ogni parola. Questa vibrazione viene ricevuta dalle nostre cellule, le quali ricevono un'informazione ben precisa, e il DNA va a dare, adesso ovviamente la sto semplificando, va a dare delle indicazioni ben precise alle cellule di produrre una determinata chimica. Quella chimica sarà poi quello che ci fa fare un'azione in una direzione piuttosto che in un'altra. La cosa importante è che le mie cellule rispondono alle informazioni derivanti dalla mia voce. Quindi ognuno di noi dà le direttive alle proprie cellule. Giusto. Sì. Allora io ti devo confessare una cosa. Sai che io, o magari te ne sei accorta, parlo spagnolo come madrelingua. E allora noi abbiamo una cattiva abitudine in spagnolo di dire per qualsiasi cosa, ad esempio vado a comprare il pane e mi sono dimenticata di comprare il pane, no? E dire, oh, voglio morire. Oh, non voglio morire perché mi sono dimenticata di questo e quell'altro. Infatti un mio amico mi ha detto, Veronica, se un giorno magari non riesci a muovere un braccio o ti accade qualcosa, io ti ricorderò che tu dicevi in continuazione voglio morire. E io, però è un'espressione spagnola, non è che lo dico sul serio, no? Mi diceva, stai attenta alle parole che usi, no? E quando ho visto... ho dato retta al mio amico e ho cominciato a fare attenzione, meno male posso dire che mi sono tolta quella cattiva abitudine. Però quando ho iniziato a guardare i tuoi video sono rimasta sconvolta, no? da tante cose che stavo facendo, dicendo, e quindi ti ringrazio anche per questo. E quindi ti lascio la parola su questo argomento, su cosa accade quando noi diciamo, perché pensiamo, intanto io non lo dico sul serio, però comunque non va bene, no? Anche se uno non dice sul serio dire certe cose, giusto? Esatto, allora, questo perché, intanto rendersene conto, essere consapevoli di quello che noi diciamo ogni giorno è già la prima tappa ovviamente per il nostro mutamento. Sappiamo che la consapevolezza è la base ovviamente di qualsiasi cambiamento e verso l'evoluzione dell'essere umano. Senza consapevolezza è difficile riuscire a modificarci. E, sì, allora, le parole, come sappiamo, sono comunque dei potentissimi strumenti di creazione. Quindi, quello che io dico, creo. È ovvio che non è quella cosa che dico magari una volta o in un momento particolare della mia vita, ma sono quelle parole che vengono ripetute costantemente, un po' come dicevi tu poco fa, l'abitudine. Noi sappiamo che addirittura ci sono studi su questo, ma insomma diciamo che ci possiamo arrivare per ragionamento,
ogni lingua crea una determinata popolazione, cioè la lingua rispecchia esattamente quelle che sono le caratteristiche di base di quella popolazione stessa. Un esempio che faccio ricorrente è, per esempio, tu hai parlato ovviamente degli spagnoli, io sinceramente li conosco poco, però mi fa piacere che mi stai delucidando anche su questo. Però, per esempio, noi italiani abbiamo due modalità per esprimere l'affetto, diciamo, ti voglio bene oppure ti amo. Mentre gli inglesi dicono solo I love you. Infatti si dice, per esempio, che gli inglesi, tra virgolette, sono persone fredde. D'altronde loro già nei sentimenti non hanno parole che distinguono queste due modalità. Ovviamente è un esempio molto generico quello che sto facendo. Ma un esempio al contrario, per esempio, è che noi italiani abbiamo solo io devo, mentre gli inglesi hanno due modalità, I must e I have to. Quindi vediamo che come proprio la lingua crei delle, io le chiamo modificazioni genetiche, ma ovviamente qua si va a parlare di epigenetica, in cui quella popolazione è così perché già dagli avi praticamente viene installato nel DNA della persona quel tipo di informazioni. E secondo altri studi, soprattutto i russi sono, diciamo, sono molto prolifici in questo senso, si è visto proprio che il nostro DNA può essere ricodificato tramite le parole che noi diciamo. Wow. Quindi, tra virgolette, cambiando lingua, noi possiamo anche ricodificarci ricodificarci. Infatti sappiamo che, per esempio, persone che viaggiano tantissimo cambiano molto il loro carattere. Quindi il loro atteggiamento verso la vita modificano magari determinate loro caratteristiche, a volte anche fisiche. Sì. Quindi, prego. No, dico sì, mi hai fatto venire in mente un insegnante di inglese che lei diceva che non sa perché lei parla inglese e anche spagnolo, che aveva notato che quando lei parla inglese, lei è britannica, si comporta in una certa maniera. Invece quando parla spagnolo si comporta in una maniera completamente diversa e non ha capito perché, ricordo che diceva. Ma probabilmente il discorso che dicevamo all'inizio, quello che noi diamo degli input ben precisi alle nostre cellule e di conseguenza la vibrazione che noi trasmettiamo in quel momento è diversa. Tante parole che noi comunque diamo come traduzione magari hanno un'etimologia diversa in una lingua rispetto ad un'altra, quindi la vibrazione si modifica, magari anche di poco, però ci porta a comportarci anche in maniera diversa. Ma noi questo lo vediamo facendo anche un piccolissimo esercizio, semplicissimo, lo possiamo vedere. Mi ripeto magari costantemente sono triste, già ho cambiato l'espressione della faccia, cioè come micro espressioni, però si vede proprio la differenza. E invece inizio a dire sto bene, sono contenta, già mi viene il sorriso, gli occhi che ridono e ovviamente sto modificando il mio atteggiamento. Per quanto possa essere, magari per un breve periodo, però questo ci aiuta a ricodificare le nostre cellule. Io sono la prima a dire che comunque non è così facile, okay, farlo, perché comunque, come dicevi tu, le nostre abitudini e i modi di dire con cui cresciamo spesso e volentieri ci indicano una determinata via. È ovvio che l'intenzione con cui dico quelle parole
potenzia tantissimo quella vibrazione. Se io l'intenzione che do è comunque diversa, le sto depotenziando. Ed è il discorso che dicevi tu poco fa del voglio morire, e lo dico sorridendo, cioè non è un vero messaggio. Però noi dobbiamo stare molto attenti, perché la vibrazione che stiamo emettendo è quella di quelle parole, e nell'universo arriva quel tipo di messaggio. Tra l'altro, adesso prendo di esempio queste due, sono due parole molto potenti, perché voglio al presente è la nostra espressione di intenzione e azione, e morire è un'azione molto potente. È vero anche che la morte può essere intesa all'ottava superiore, e quindi questa via di trasmutazione, tornando a un discorso alchemico, in cui il nostro corpo diventa altro, si trasmuta in altro, in energie più sottili, eccetera. Però da un punto di vista più comune, la morte è quando noi non esistiamo più su questo piano di esistenza, insomma, esistiamo su altri, ma non qua. Infatti, sì, non lo dico più. Però sai che cos'è? Che insieme a ti trovi con degli amici, con le persone, e sono delle cose che se non c'è qualcun altro che magari ti vede, io non me ne sarei mai accorta, sai, se io avessi pensato, nessuno mi avessi detto Veronica stai dicendo sempre questo, non me ne sarei accorta. Quindi vorrei chiederti, in italiano, che parole o che frasi ci sono che magari le persone dicono senza accorgersene, così magari facciamo l'invito a fare più attenzione. Sì, allora noi abbiamo parecchie espressioni anche noi, come succede un po' da tutto. Per esempio il succede sempre a me. Oppure, ecco, lo sapevo che era così. Cioè, lo so, però il succede sempre a me è una frase che bisogna stare molto attenti a dirla. Perché? Perché il succede sempre a me è solitamente noi lo diciamo quando succede qualcosa di negativo. Quindi stiamo dicendo, succede sempre a me, allora fallo accadere di nuovo. Perché, ripeto, l'universo non comprende se io lo sto dicendo ridendo, piangendo, eccetera. Cioè, quella è la vibrazione che arriva. Perché, ripeto, sì, l'intenzione può modificare un po', però la vibrazione più potente è quella della parola stessa. Quindi l'universo sente, succede sempre a me, sempre una bella parola, cioè, che vuol dire per tutto il tempo in cui tu sarai su questo piano di esistenza, quindi te lo faccio accadere di nuovo. Perché un messaggio è una richiesta ben precisa che mi sto facendo all'universo. In effetti, anche tante... io ho notato anche su alcune preghiere, tante, per un modo, nel senso che ci sono alcune preghiere in cui si vengono utilizzati dei termini che sono depotenzianti anziché arricchenti la persona. Questo è frutto ovviamente di traduzioni che sono state fatte dalla lingua originale, la maggior parte ovviamente derivano dal latino, ma non solo, e però anche le preghiere a volte si dice ma perché faccio una richiesta e mi arriva dell'altro? Perché quando io recito quella preghiera, e alla fine, a parte lo stato emotivo in cui bisogna porsi, però alla fine sto chiedendo delle cose negative per me. Io ho fatto un esempio sui miei video, ma è un esempio che riporto spesso perché è molto, diciamo, di impatto. La differenza tra forza e potere. La differenza tra forza e potere è questa. La forza è l'energia che io ho sul piano materiale, quindi sul piano della mia personalità, fisico, emotivo e mentale. Il potere è l'energia illimitata che io ho invece sui piani superiori, su quello che noi definiamo come piano animico. Quindi capiamo notevolmente la differenza.
e in effetti hanno anche una vibrazione molto diversa l'una rispetto all'altra. E per esempio quando si prega o quando insomma si fa una richiesta all'universo, siamo magari in una situazione difficile, magari anche di sofferenza, e noi ci rivolgiamo a Dio, all'universo, e diciamo: Dio, dammi la forza di superare questo momento. E cosa succede? Che solitamente te ne capitano ancora di tutti i colori. E allora lui dice: sì, ma Dio non ha accolto la mia richiesta. Invece Dio ha accolto esattamente la tua richiesta, perché forza è un termine che riguarda il piano materiale. Aumentare la forza sul piano materiale vuol dire fare più fatica. Esempio, esempio è questo: mi alleno in palestra, per aumentare la forza dei bicipiti devo sollevare più peso, quindi faccio più fatica. E allora cosa fa l'universo? Ti dice: ah, vuoi fare più fatica? Ok, ti mando altre prove da superare. No, no. Allora io dico sempre: sostituite forza con potere. Che, attenzione, non significa che sparisce il problema. Cioè, utilizzando potere i problemi spariscono dalla nostra vita. Ma utilizzando la parola potere, noi siamo focalizzati sulla soluzione e non sul problema. Cosa che invece succede quando noi utilizziamo la parola forza. E guarda, a proposito di questo ti dico, poco fa, ieri anzi, oggi l'ho un po' più approfondita, leggevo il significato esoterico del leone, della figura del leone. E c'è una storia di derivazione, mi sembra induista, che racconta come una caratteristica del cane, per esempio, è che se tu lanci il bastone, il cane va verso il bastone, quindi è focalizzato sul bastone. Se lanci un bastone a un leone, il leone è focalizzato su te, non sul bastone. Quindi il significato di tutto questo qual è? Che il leone è focalizzato sulla soluzione. Perché se il problema l'ho creato io, sono io che ho lanciato il bastone, se il problema l'ho creato io, significa che io detengo anche la soluzione del problema. Quindi cosa fa il leone? Si focalizza su di te. Il cane invece è addestrato, perché ovviamente questo succede solo nei cani che sono stati addestrati, non nei cani in natura, come lavoro natura. Ma il cane addestrato cosa fa? È focalizzato invece sul problema. Ecco allora un modo per comprendere bene la differenza tra forza e potere. Bello, grazie, perché per me prima di fare questo video lo trovavo che fossero sinonimi. Ma in effetti vengono spesso utilizzati come sinonimi, ed è un altro studio, insomma, che ho iniziato, ma ovviamente credo che andrà avanti tutta la vita perché non si è mai finito qua di imparare, che guardando un po' l'etimologia delle parole mi sono accorta che tante parole che noi utilizziamo come sinonimi hanno invece dei significati completamente diversi. È ovvio che se sto scrivendo in una stessa frase non posso scrivere 3 o 4 volte la stessa parola, quindi cerco una modalità diversa, ma questa è un'esigenza dello scritto, ovviamente, perché sennò diventa pesante poi la lettura. Ma noi dobbiamo stare molto attenti a utilizzare sinonimi credendo di tali. Per esempio, noi facile e semplice li utilizziamo come sinonimi. Invece, facile è che accade così, cioè non c'è nessun bisogno di creare la situazione. E la facilità però nella vita crea dipendenza. Crea dipendenza perché nel momento in cui la facilità scompare, io sono dipendente da chi l'ha fatta avvenire.
che può essere l'universo, può essere una persona, può essere un evento. La semplicità, invece, come definizione, è puro, senza piega. E infatti noi, almeno noi in Italia, non so se magari in Spagna è uguale, per definire una cosa che fluisce è, diciamo, non fa una piega. La semplicità ha una differenza rispetto alla facilità, che c'è la mia esperienza personale. Quindi, qualsiasi cosa accade, io riuscirò sempre a farcela. Perché? Perché io ho sperimentato quella cosa. Mi spiego. Primo giorno di scuola non è facile scrivere, è difficile, ma io lo posso rendere semplice perché c'è la mia esperienza. Quindi imparo a parlare, le parole, eccetera, e per me scrivere mi viene semplice, semplice perché c'è la mia esperienza. Quindi non è facile, è semplice. Giusto. Bene, ti ringrazio tantissimo per tutti questi spunti che ci hai dato. Sicuramente sarà un video da rivedere, ecco. Allora, Grazie. sì, mi hai detto che tu hai anche studiato l'etimologia delle parole. Ho visto che sì, hai fatto tanto lavoro di ricerca che ti ha portata poi a scrivere dei libri che, se per te va bene, noi lasceremo qui sotto nella descrizione i nomi dei tuoi libri, logicamente il tuo canale di YouTube che io consiglio tantissimo di darci un'occhiata. Infine, l'ultima cosa che vorrei chiederti, per una persona che dice, ok, hai scritto tutti questi libri, vorrei cominciare dal primo. E quale sarebbe il primo libro che gli consigli di darci un'occhiata, di vedere? Io consiglio, forse perché è quello un po' più recente e quindi che mi è molto vicino per la vibrazione che io sono in questo momento, è Alla ricerca del sé perduto, e che tra l'altro, insomma, è un libro che ha avuto un buon successo e voglio ringraziare tutti coloro che lo hanno reso tale. E perché è proprio un percorso per riuscire a ritrovare se stessi. È un po' la difficoltà che ho trovato io all'inizio, quando parlavo, no? Ho iniziato, ho fatto tante, tante cose, e la mia difficoltà è stata proprio quello che non capivo chi ero, di conseguenza andavo un po' qua e un po' là. Non avevo trovato qualcuno che mi risuonasse, che mi indirizzasse invece verso un obiettivo. Quindi io, il mio consiglio è quello di partire con Alla ricerca del sé perduto, e proprio per capire chi siamo e ritrovare noi stessi nella realizzazione di tutti i giorni. E poi da lì dipende ovviamente dall'obiettivo delle varie persone, dove si vogliono focalizzare di più. Perché allora abbiamo il denaro e l'energia per chi magari vuole focalizzarsi di più su creare un'azienda o rendersi indipendente economicamente. C'è la felicità nei colori per chi magari ama la cromoterapia o il perfetto equilibrio con gli oli essenziali per chi è più invece a livello di aromaterapia. Per chi è scarso di energia vitale e non sa come ottenere i propri obiettivi nella vita, cioè più energia vitale per lo sviluppo del tuo obiettivo, per la comunicazione c'è cioè, comunicazione efficace, e per chi vuole vivere nella gioia c'è cioè, enjoy. Quindi insomma diciamo che una persona può spaziare in tutti i libri, insomma, in tutte le varie. Però ripeto, quello secondo me più adatto per iniziare un percorso è proprio la ricerca del D'accordo, grazie mille, grazie di cuore Serena, grazie a tutti voi che ci avete accompagnato e seguito fin qui. E magari speriamo di rivederci forse tra 2 mesi, più o meno, speriamo. Grazie Io, Serena. Veronica, ringrazio tantissimo te, ogni momento sto facendo un lavoro meraviglioso.
E ringrazio ovviamente tutti coloro che vedranno questo video, che vorranno lasciare anche un feedback molto, molto volentieri. Io ogni tanto andrò a vedere i vari commenti. Grazie di tutto, Veronica, grazie davvero. Ciao. Ciao.